Francesco Pesante, direttore della testata online L'Immediato di Foggia, è appena uscito dalla questura del capoluogo Dauno, dove dopo che gli avevano sequestrato il suo smartphone, oggi è tornato in questura per ritirarlo. Ecco, ci racconti un po' che cosa è successo in questi 2 giorni. Sì, sono stati 2 giorni a dir poco surreali, una sorta di situazione kafkiana che mi sono ritrovato a vivere. In pratica ero stato chiamato per una SIT, sommare informazioni, in merito alla diffusione di un video che avevano pubblicato tutte le testate locali e nazionali. Io ben volentieri sono venuto in questura per poter dare il mio apporto agli inquirenti al fine di poter ricostruire la faccenda. È successo già in passato di essere coinvolti, chiamati a sommare informazioni, e ci sta nel lavoro di un giornalista, quindi sono venuto tranquillamente l'altro ieri qui. E mi sono ritrovato alla fine con un telefono sequestrato e un'accusa di ricettazione. Questo perché semplicemente ho spiegato che il video mi era arrivato da una mia fonte, un mio collega, e che avevo fatto valere il mio diritto a tutelare le mie fonti. Mi hanno comunque messo alle strette, la procuratrice Rosa Pensa, insomma, ha fatto in modo che praticamente rivelassi la mia fonte, perché ormai si era deciso di sequestrare il cellulare e di avanzare nei miei confronti questa accusa di ricettazione. Quindi mi sono ritrovato nell'impossibilità di far valere i miei diritti. Forse che la dottoressa fosse un po' confusa l'altro ieri, perché ha dimenticato totalmente che i giornalisti hanno un segreto da rispettare, un segreto professionale e una tutela delle fonti che è nostro dovere far rispettare. Quindi mi sono ritrovato in questa situazione che non auguro a nessuno, anzi spero che questa mia disavventura possa servire affinché in futuro nessun altro collega si ritrovi costretto a rivelare le proprie fonti o essere messo sotto pressione da chi che sia. Ecco, lei ha detto bene, un filmato che è stato ripreso dalle varie testate giornalistiche locali e non solo. Alla fine perché hanno indagato solo lei? Questo ancora non è chiaro. Mi sembra aver capito che la mia, tra virgolette, colpa è stata quella di pubblicarlo per primo, ma potrebbe anche essere stato così, ma per una mera velocità di pubblicazione. Il video risultava già inoltrato molte volte, ce l'aveva chiunque, non solo nel mondo dei giornalisti, quindi assolutamente una cosa che poi è apparsa su tutte le testate locali e nazionali, tutte le maggiori testate. E quindi venendo un inconveniente che spero possa servire in futuro per i miei colleghi, affinché non vengano messi sotto pressione. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare i tanti colleghi che mi hanno mostrato solidarietà, il sindacato, attraverso messaggi privati o anche attraverso articoli pubblicati sulle loro testate. E quindi assolutamente di questo li ringrazio tanto. Spiace constatare l'assenza invece della politica, che in silenzio davanti a questo episodio, ma credo, immagino, per questioni di mera opportunità. D'altronde, pensare che possano in qualche modo, tra virgolette, mettersi contro la procura è pura eresia.